Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento una ROM che secondo me è una grandissima figata. Si chiama Rootbox. Andiamo a sbloccarla. Qui vabbè, abbiamo la solita maschera di sblocco, possiamo scegliere le varie cose, possiamo scegliere di aggiungere, ma queste cose le sapete già, fanno parte di Android 4.2.2, quindi non ci dilunghiamo. Ok, l'abbiamo sbloccato. Come vedete, ad esempio, una cosa già fighissima è il fatto che la banda superiore e la banda inferiore siano trasparenti. Quindi avete praticamente tutto il tema espanso sulla superficie. E questa è già una cosa che a me piace molto e fa sembrare lo schermo più grosso di quello che è. Ora una cosa rapida. Vediamo un po' quali impostazioni possiede. Io ho installato come al solito Nova, che è il mio preferito, almeno lo posso modificare come voglio. Abbiamo i vari ROM control, che sono i classici delle ROM a OSPO o comunque AOK, in cui possiamo cambiare varie impostazioni che abbiamo già visto nelle ROM precedenti, quindi non perdiamo ulteriore tempo. Abbiamo i controlli Rootbox Settings, in cui possiamo abilitare il Pi Controls. Quello con diciamo la torta, che a me non piace per niente, ve l'ho già detto. E c'è questa funzione Expanded Desktop che potete abilitare nel menu Power. Ed ora tra un attimino vi farò vedere. E poi abbiamo altre funzioni su cui possiamo agire. Ce ne sono veramente anche qui una miriade, ad esempio avere Will Give Your SMS Notification e Briefing Effect on the Status Bar, da un effetto, diciamo, briefing, non so come tradurlo, comunque penso che sia qualcosa tipo lampeggiante, una roba del genere, no? E ci sono altre impostazioni che potete utilizzare, ad esempio se collegate gli auricolari parte direttamente la musica, potete cambiare la disposizione dei tasti del volume quando lo girate a 90 o 180 gradi. Insomma, potete fare tantissime, veramente tantissime cose. Poi qui abbiamo l'Update Center, ogni volta che c'è diciamo, un aggiornamento della ROM, questa comunque è una nightly, quindi in teoria dovrebbe essere poco stabile, ma io non gli trovo nessun problema. Come volete, vedete info sul telefono, la ROM è quella che vi ho detto, Rootbox JB Maguro Nightly, è praticamente di ieri. Strano che oggi non sia ancora uscito niente, ma magari fanno festa anche loro. E il numero di build è questo, il kernel è quello che c'è installato. Di solito io sono abbastanza restio a cambiare i kernel, anche se nel test della prossima ROM che farò, una Milestone, mi hanno consigliato di provare il kernel AK207. Quindi voi chiedete, io procedo. Però penso che questa rimarrà la mia ROM, diciamo, ufficiale per parecchio tempo, nel senso che mi sono salvato la versione e credo che la rimetterò subito, a meno che non ci sia qualcosa di più bello sulle altre ROM. Come vedete, ho portato a 6 i tasti qui sotto perché per non, tra virgolette, diciamo così, usurare il tasto power, io con questo vado a spegnere il display e questa è una comodità. Non ho bisogno per forza di cliccare sul tasto power. Ho sistemato il volume con DSP Manager, per cui sono andato ad attivare i bassi, che a me piacciono molto, e ho anche attivato l'equalizzatore. Poi potete collegare gli auricolari, dispositivi Bluetooth, fare varie cose con questo programma che è già presente nella ROM. Appunto, a questo punto andiamo a sentire come si sente un brano. Ho scelto Mindtime. Direi che il volume, a mio modo di vedere, è più che soddisfacente. Ora, la cosa che vi dicevo, che secondo me è una figata assurda, è questa. Io, ad esempio, voglio giocare, però non voglio la banda dei tasti, mi dà fastidio. Io clicco il tasto menu e vado a scegliere Expanded Desktop. Ora si riavvia, come vedete è sparito tutto. E poi vi direte, ma se io voglio tornare indietro, cosa devo fare? Nessun problema. Proviamo a lanciare un gioco. Real Racing, come vedete, vi ritrovate tutta la vostra bella superficie a disposizione. Ora il gioco si sta avviando, diamogli il tempo di avviarsi.
Ora partirà. Questa ROM non ho trovato niente per le performance, almeno non ho visto niente installato, probabilmente col kernel di default non lo prevede, oppure ci sono talmente tante impostazioni che è nascosta da qualche parte. Ah, vi farò poi vedere anche le impostazioni quelle hybrid, per cui potete scegliere vari tipi di display. Ora sta per partire. E uno si chiederà, ma ora come diavolo esco da qui? Sì, forse magari ci sono i tasti qui per uscire, ci sono informazioni, andiamo a vedere. Non ce li dà. E adesso come facciamo? Dobbiamo togliere la batteria? Forse no. Premiamo, tasto volume, rimettiamo il desktop e ce ne torniamo indietro, belli tranquilli. Ora vediamo se va, se no schiacciamo il tasto home. Ok, e siamo usciti. Possiamo anche farlo in un secondo tempo, nel senso che siamo in un'applicazione e poi diciamo: no, porca vacca, la volevo tutto schermo. Ad esempio, avviamo il TomTom. Abbiamo TomTom, regolarmente licenziato e tutto, me l'hanno regalato quelli di TomTom, ve lo dico subito. Ve lo trovate così. Abbiamo le barre sopra, ma noi sinceramente usando il TomTom di vedere le barrette qua sopra o qui sopra non ce ne frega un accidente. Allora cosa facciamo? Andiamo sulla modalità espansa. E cosa succede? Che ci troviamo il nostro bel TomTom in tutte e due le versioni senza nessuna barra. Ora per uscire, come abbiamo fatto prima, teniamo premuto, riadattiamo, back e usciamo. Come vedete, secondo me questa è veramente una figata. Oltre al fatto che la ROM comunque funziona bene, facciamo la nostra solita prova sul desktop. Sul desktop, sul browser, scusate. Ah, tra l'altro, è anche la prima volta che lo avvio, quindi cache completamente pulita. Come vedete, si è messo nella versione quella mobile. Noi lo mettiamo a schermo intero. E scusate. Tiriamo giù e andiamo a chiedere la visualizzazione in modalità desktop. Modalità desktop, adesso se non ricordo male, con la visualizzazione intera, i tasti da sotto dovrebbero sparire. Se non spariscono, sappiamo già come fare. Ok, lasciamolo caricare completamente. Un attimo di pazienza. Abbiamo abbastanza contenuti nel nostro blog. Abbiamo anche la nostra bella scrittina lampeggiante Batista 70 Shop, sarebbe se Batista 70 Phone Shop, però Gianni è un artista, ha deciso che lo voleva così, l'ha fatto così, vabbè, ben contenti, tanto il lavoro l'ha fatto lui. Cominciamo a vedere com'è la fluidità, avete visto, non abbiamo ancora finito di caricare, in ogni caso la fluidità è molto buona, come vedete, pinch to zoom, pan. Poi possiamo dare ancora l'adattamento alla colonna, vedete come si adatta benissimo. Ora a questo punto lui ha finito, fortunatamente. Teniamo premuto e proviamo a vedere con l'expanded cosa succede. Perfetto, ci è sparita anche la riga di sotto e abbiamo a disposizione tutto il nostro bello schermo per interagire col browser. Una volta che abbiamo finito, ripassiamo qui. E usciamo. Come vedete, secondo me, ripeto, questa ROM è una figata, veramente molto bella, molto stabile. Io problemi non gliene ho trovati assolutamente. Proviamo con la fotocamera, vediamo un attimo se si ha il problema del girare. Tocca per mettere a fuoco, vediamo quando la giriamo se crea qualche problema. No, non si inceppa assolutamente. Andiamo a vedere, vediamo che ha tutte le varie funzioni, con la funzione quella panoramica, la funzione come si chiama quella a 360 gradi, che se poi la caricate ad esempio su Google Plus la potete vedere. Mamma mia, la pianto di mettere le mani davanti, mio grosso problema di mettere sempre le mani davanti. Vediamo se anche qui possiamo fare lo stesso lavoro della Extended. Ok, perfetto, però rimane comunque la barra nera lì di fianco, quindi non ci conviene neanche più di tanto. E in ogni caso, come vi dicevo, io questa ROM ve la consiglio vivamente. Non vi so dire precisamente i consumi perché l'ho installata ieri sera, ci ho smanettato un po' stamattina, quindi di preciso non so a livello consumi come sia messa. Però
Però devo dirvi che è una ROM che mi piace davvero tantissimo, tant'è vero, ve lo ripeto, me la sono salvata con un Android backup, me la tengo lì da parte, proverò altre ROM, ma penso che nel momento che smetterò di provare le ROM, rimetterò questa, che nel frattempo avrà già avuto altri 10 aggiornamenti, perché figuriamoci i ragazzi di XDA, comunque del team, se stanno tranquilli. Che dire, io ve la consiglio. Si chiama Rootbox. Comunque, poi metterò il link nell'articolo sul blog. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.